Le banconote canadesi più rare di valore. La banconota da un dollaro canadese del 1969 rappresenta sul dritto la regina Elisabetta II che guarda verso sinistra. Sul centro il valore nominale della carta moneta, un dollaro canadese. A sinistra lo stemma reale. Sul retro invece l'oceano circondato da banchine di ghiaccio e barche. Sulla terraferma un castello in lontananza. Sotto la scritta Banca del Canada, questa banconota valeva circa 70 centesimi di euro. Oggi il suo valore è salito a circa 8 euro. I 2 dollari canadesi del 2011 rappresentano il ponte ferroviario internazionale dell'Union Pacific, progetto che aiuterà a diluire il traffico intenso che c'è sul confine tra gli Stati Uniti e Messico. Vengono raffigurati infatti i progetti e i disegni del ponte. Sotto la scritta del valore nominale Dos Deu Chu. Oggi una di queste banconote messe in edizione limitata può valere circa 9 euro. I 10 dollari canadesi del 2017 commemorano il 150° anniversario dell'indipendenza della nazione canadese. Sul dritto vengono raffigurati i volti di personaggi importanti che hanno fatto parte della storia canadese. A partire da sinistra, il volto di John MacDonald, primo ministro del Canada nel 1867. Accanto, George Étienne Cartier, principale fondatore della Confederazione canadese. A destra, lo sguardo di Agnes MacPhail, paladina dell'uguaglianza e dei diritti umani. Nel 1921 divenne la prima donna eletta alla Camera dei Comuni in Canada. Ed infine, il volto di James Gladstone, difensore che ha speso una vita intera per il diritto dei popoli indigeni in Canada. Sul retro invece l'immagine delle montagne e praterie e dei paesaggi del Canada. Una di queste banconote, che valevano circa 7 euro, oggi possono avere un valore di circa 22 euro al pezzo. I 5 dollari canadesi del 2011 rappresentano l'Ambassador Bridge, ovvero il ponte sospeso sul fiume Detroit, che collega la città alla sua vicina Windsor, ponte che serve per trasportare oltre il 25% del commercio tra Stati Uniti e Canada. Oggi questo pezzo da 3,40 centesimi di euro può valere circa 25 euro. I 20 dollari canadesi del 2015 commemorano il titolo della sovrana più longeva del Regno Unito, record raggiunto dalla regina Elisabetta II nel 2015, superando il precedente record di 63 anni e 218 giorni detenuto dalla regina Vittoria. Sul fronte una giovanissima regina, sul retro invece il suo ritratto nel 2015, all'età di 89 anni. Banconota dal colore verde oggi può valere circa 35 euro.